Sai la differenza tra presa e appoggio? Nell'episodio precedente di questa serie ti ho parlato di ergonomia. In questo episodio ti voglio parlare della precisione. La risposta alla domanda non è oggettiva. Quello che ti posso dire io è che le prese di arrampicata si possono chiamare in tantissimi modi, quanto è differente e molteplice l'utilizzo che tu ne puoi fare. Quindi potrebbe essere un appiglio, un appoggio per la mano e potresti poi invece appoggiartici con la mano o mettendoci il piede sopra. Questo ovviamente comporta una selezione ulteriore a quelle che sono le prese che potrai scegliere, ma non solo per quanto riguarda la scelta delle prese all'interno di un muro d'arrampicata, ma la scelta delle prese implica poi anche la scelta delle vie. Perché scegliere determinate generi di vie o anche la difficoltà? A che serve scegliere la difficoltà? O perché io mi devo fare un 6A piuttosto che un 7A, per dire. Quindi la relazione tra forma della presa e utilizzo è molto importante, soprattutto se tu pensi e credi che nell'arrampicata sia fondamentale la parte dello sviluppo dell'equilibrio, della percezione e della precisione. Ed è per questo che andrò in dettaglio a cercarti di stimolare l'interesse ad approfondire ogni tua scelta a riguardo delle prese. Ma tutto ciò che c'entra con la forma delle prese? C'entra tantissimo, soprattutto se utilizzi le prese artificiali per sviluppare la tua capacità coordinativa, la tua percezione, per poi andare ad arrampicare su roccia o per essere più equilibrato. Quindi ritorniamo a un concetto. La forma e la dimensione sono relativi all'utilizzo. Infatti è pieno di prese artificiali, anche piccole per la mano, che per i piedi in realtà diventano prese troppo grandi. Io scelgo di allenarmi su muro dividendo il muro in prese di piedi e prese per le mani. Quindi ho delle prese apposite per i piedi distribuite omogeneamente sul muro e le prese per le mani. Mi alleno alla sensibilità, abituarmi ad arrampicare con prese molto piccole per i piedi, però ovviamente su roccia non è che io evito di andare a mettere i piedi sulle prese grandi, ok? Però soprattutto nell'allenamento io vado a ricercare la pulizia del gesto, cercare di aiutarmi a mettere in migliori condizioni per poter apprendere la tecnica migliore. E qui torniamo appunto a comprendere la tecnica. Dici, perché la selezione delle prese dipende da quello che tu vuoi fare. Ma se tu non sai cosa fare, se tu non hai il concetto della tecnica, non ti è stata insegnata la tecnica, ovviamente tu porterai avanti e allenerai anche i tuoi difetti, le tue carenze. Quindi darai più corpo e quindi tenderai a viziare la tua arrampicata, strutturandola sempre di più. E diventerà poi sempre più complicato andare a migliorarsi, perché dovrai prima di cambiare quei vecchi comportamenti acquisiti e ripetuti nel tempo. Un esempio di quanto ti possa viziare l'arrampicata, il gesto e soprattutto la tecnica dell'arrampicata, un piede grande, è proprio quello di andare avanti con i piedi, utilizzare i piedi proprio per agganciarsi e tirarsi. Al posto di utilizzare i piedi in spinta, andrai a cercare appoggi per tirarti, che in assoluto non è negativo. È negativo nel momento in cui tu la adotti come tecnica d'arrampicata primaria. Però la ripetizione di questa cosa ti implica veramente un limite, perché tu per operare, andare avanti con i piedi, vuol dire che
hai necessità di avere sempre prese grandi per i piedi. Nel momento in cui viene a mancare la presa grande per i piedi, non ti ci ritrovi più. Perché? Perché sei abituato ad andare avanti con i piedi. In questo caso si chiama anticipazione, ma ci sta, ci sono dei passaggi così, capita, però ovviamente sono una percentuale bassissima, soprattutto sulle vie in strapiombo e soprattutto sulle vie difficili. Perché il difficile non è forza, il difficile è abilità, è cercare di aumentare lo spettro di conoscenza e di informazioni di come muovere il proprio corpo e poi applicarlo sulle varie situazioni che ti si ripresenteranno. Se tu invece sei a senso unico, sei abituato a una tecnica, che tra l'altro non è la base della tecnica, perché la base della tecnica è il funzionamento della biomeccanica del corpo, quella è la tecnica, è riferita alla conoscenza del proprio corpo, a come funziona il proprio corpo in relazione con la gravità e quindi fondamentalmente è biomeccanica ed è fisica applicata sull'arrampicata. Poi tu riesci a trovare un modo di passare? Ok, va bene, però non è valido in assoluto. I principi sono altri ed è questo il concetto di tecnica. La tecnica è quella oggettiva dove tu utilizzi quelle informazioni e sono valide sempre. Sempre. Considera che già in artificiale la presa di fatto ha un colore diverso dalla parete, risalta di più, in più esce dalla parete, è fatta di materiale diverso e quindi tu la vedi completamente come una cosa a sé, mentre quando andremo a arrampicare su roccia, la roccia è una sola, il colore più o meno è quello omogeneo o disomogeneo, comunque fa parte integrante del colore della parete, quindi l'appiglio non è distinto. Quindi anche se ha la stessa grandezza di presa, in realtà tu ti abitui l'occhio ad avere degli appoggi che sono apparentemente più grandi, per quello che io consiglio di lavorare su roba molto piccola, perché se uno soprattutto non ha un'enorme esperienza, tenderà sempre a cercare dei piedi evidenti, quindi sempre più grandi. Invece imparandosi ad allenare su cose molto piccole, ovviamente poi su roccia ci avrai un occhio più sensibile, più focalizzato, troverai più appoggi, che non sono più le prese che escono fuori, ma cercherai delle piccole punte che ti offriranno comunque, nella stessa maniera, l'opportunità di scaricare il peso. Ti abituerai a essere più preciso, quindi nel posizionare il piede tu cercherai appunto di fare in modo che la suola, la punta della scarpetta e determinate zone della suola andranno a posizionarsi su quell'appoggio specifico in quella maniera lì. Questo è un discorso di creare l'attitudine alla precisione e quindi imparare a essere precisi lavorando sulla precisione. Qui non potrai pensare che mettendo i piedi su cose immense tu ti possa poi andare su roccia e trovare bene. Sì, ti sentirai più forte, quindi a livello emotivo, tra virgolette, ti sentirai più forte, però il discorso non cambia, perché tu tanto i piedi sulle cose piccole, anche se ce li metterai o male, e comunque poi non ci manderai il peso perché non ti fidi, perché non hai confidenza con quella tipologia di appoggio. Quindi torniamo sempre lì. Ma allora la forma ha a che fare con la dimensione? Relativamente. Ovviamente se sono prese immense, oggettivamente. Però anche una presa, tra virgolette, come ti ho spiegato prima, piccola, dipende appunto
ma dalla grandezza dell'appoggio. Quindi non è il volume della presa in generale, ma anche in questo caso l'inclinazione dei bordi. Tanto per capire il concetto della dimensione e della forma, lo noti soprattutto sulle prese che ho qua. Guarda, effettivamente qui abbiamo due prese. La prima è questa presa qua. Questa presa qua, come puoi ben vedere da sopra, guarda quanto esce dalla parete, ok? Ma è una questione di dimensioni e anche di forma. Perché? Perché questa esce uguale. Questa presa esce uguale. Insomma, fartelo vedere, vediamo un po'. Questa è la presa e questa è l'altra presa. Escono nella stessa misura. Due dita. Vedi, due dita qua e due dita qua. Questo è quanto escono queste due prese. Però un conto è mettere il piede qua sopra, un conto è mettere il piede qua sopra e un conto è metterlo qua. Questo è svaso. Vedi l'inclinazione? Questo è svaso. Questo è svaso e di qua è svaso. Quindi questa presa, per riuscire a utilizzarla come appoggio di piede, devi riuscire a infilare il piede qua dentro. L'ideale sarebbe avere prese tutte così, come su roccia. Cioè la presa dovrebbe essere all'interno della resina, non solo per i piedi, ma anche per la mano. La mano pure, quando vai a arrampicare, deve essere precisa, deve cercare di calzare la presa. Quindi su una presa così, bene o male, ce la tiri. Cioè, proprio detto il romanaccio, ce la tiri la mano. Okay. Questa presa qua invece la devi calzare, devi capire anche quale dita siano meglio, mignolo, indice, due dita, tre dita, o chi ce l'ha piccola anche quattro dita, la devi calzare e quindi è un discorso appunto di precisione, quindi allenare la precisione non solo per i piedi ma anche le mani. Ed è per questo che tutte le prese che ho studiato io sono con bordi verso il basso, che possono essere chiaramente utilizzati anche come svasi. La presa è interna, ma puoi anche usarla esterna. Comunque l'esterno è sempre tendenzialmente svaso, la maggior parte delle volte. Come su roccia. Difficilmente su roccia esce fuori la presa. È intagliata, è all'interno della roccia, non è che è una parte a sé della roccia. Quindi il concetto di questa tipologia di prese è proprio questo, cioè essere più simile alla roccia, ma non solo per quanto riguarda appunto, diciamo, il praticare l'arrampicata su roccia, ma soprattutto per praticare il pensiero verticale, la precisione, l'equilibrio, la sensibilità e la destrezza. Per andare sempre verso l'alto. Crescere sempre. Per rimanere aggiornato, iscriviti al canale e clicca il tasto campanellina. Alla prossima!